L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sul rischio di infiltrazioni terroristiche connesse ai flussi migratori in relazione all'arresto di un cittadino marocchino in provincia di Milano. Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, interverranno i rappresentanti dei gruppi in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per 5 minuti ciascuno. Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo misto. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Prego, Ministro. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho immediatamente dichiarato la mia disponibilità a riferire a questa Assemblea in merito all'operazione di polizia che ha portato all'arresto a Milano del cittadino marocchino Abdelmajid Touil, sospettato di essere coinvolto nell'attentato terroristico al Museo del Bardo di Tunisi. Coerentemente con la lettera e lo spirito dello strumento dell'informativa, riferirò a quest'Aula i fatti e terrò fuori gli argomenti della campagna elettorale. Qui, e questi sono i fatti, stiamo parlando dell'arresto di un sospettato di terrorismo, stiamo parlando di un successo investigativo per le modalità e i tempi in cui esso è avvenuto, stiamo parlando della buona cooperazione tra diversi paesi nella lotta al terrorismo, stiamo parlando di un decreto antiterrorismo convertito da quest'Aula che ha trovato applicazione e buon funzionamento in tutti questi mesi. Desidero rinnovare in questa occasione il mio sincero ringraziamento alle forze di polizia che, in virtù di un'attenta attività di intelligence e dei proficui scambi informativi con i collaterali organismi investigativi organismi anche stranieri, hanno ancora una volta saputo dimostrare il loro valore e la loro efficienza. Vorrei aggiungere che l'operazione di polizia che ha assicurato alla giustizia il 22enne straniero gravemente indiziato di essere coinvolto nell'efferata azione terroristica del 18 marzo, in cui perirono anche 4 cittadini italiani, è frutto di un'attività attentamente pianificata che ha potuto peraltro contare sull'eccellente livello di coordinamento info-operativo raggiunto in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo. Le circostanze dell'arrivo in Italia di Abdel Touil hanno destato preoccupazione e di queste parlerò successivamente. L'operazione di martedì scorso richiede un'attenta valutazione per poter affermare qualcosa di conclusivo a questo riguardo. I fatti dunque vanno ricostruiti stando alle circostanze di tempo e di luogo effettivamente comprovate che andrò a elencare puntualmente. Touil era giunto lo scorso 17 febbraio a Porto Empedocle dopo aver viaggiato a bordo di un barcone ed essere stato soccorso in mare. Intercettato all'arrivo, lo straniero, che risulta aver fornito false generalità, veniva fotosegnalato con conseguente rilevamento delle impronte digitali. Nei suoi confronti il questore di Agrigento ha poi disposto il respingimento, intimandone l'allontanamento dal territorio nazionale. Al momento in cui il cittadino marocchino fa ingresso in Italia, nulla a suo carico era stato segnalato dalle autorità tunisine né da quelle di altri paesi. Ne consegue che, sia dalla polizia italiana sia dalle polizie straniere, Touil non era ancora considerato, nemmeno allo stato potenziale, un terrorista o comunque un soggetto pericoloso per la sicurezza del nostro paese. Ciò ha comportato che il suo trattamento, prima e dopo il respingimento, ha correttamente seguito le procedure ordinarie. È stato fotosegnalato e le sue impronte, dopo il rilevamento, sono state inserite nel sistema AFIS, che è il sistema automatico di rilevamento delle impronte digitali. L'avere seguito compiutamente tutti i rilievi di prammatica, come spiegherò anche in seguito, ha comunque giocato un ruolo fondamentale in questa vicenda, rappresentando una chiave decisiva per gli sviluppi investigativi. È solo dopo la strage del Museo del Bardo che Touil assume la fisionomia del presunto terrorista, sia in forza dei riscontri in possesso dei nostri organismi di intelligence, sia per effetto dell'azione investigativa svolta dalle autorità giudiziarie tunisine. Ed infatti entrambe le agenzie, l'AISI e l'AISE, ne inseriscono il nome nell'elenco delle persone sospettate di avere partecipato all'azione terroristica di Tunisi, mentre a sua volta il tribunale tunisino, ritenendolo coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato, emette a suo carico un mandato di arresto internazionale che viene diffuso ai fini estradizionali dal circuito Interpol.
Conseguentemente, il nominativo di Tuil veniva segnalato ad ogni questura e alle diverse articolazioni di polizia presenti sul territorio nazionale per le attività di ricerca e di rintraccio. Le indagini sono poi proficuamente proseguite anche grazie all'incrocio dei dati, quelli già in nostro possesso, con quelli provenienti da una denuncia di smarrimento del passaporto di un cittadino marocchino presentata dalla madre del Tuil alla stazione dei carabinieri di Trezzano sul Naviglio alla metà di aprile scorso. A questo punto è stata svolta una mirata attività di polizia congiuntamente eseguita dalla Digos e dal reparto anticrimine dell'Arma dei Carabinieri di Milano, che ha consentito di localizzare il giovane marocchino nel comune di Gaggiano e di pianificare l'operazione del 19 maggio che ne avrebbe accertato l'effettiva identità e consentito l'arresto. Dopo un primo approccio che ha confermato il sospetto che si fosse in presenza del soggetto segnalato dalle autorità tunisine, è stata richiesta alla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione al prelievo del DNA. A questa autorizzazione e al prelievo Tuil non ha opposto resistenza. Contestualmente veniva eseguita presso l'abitazione della madre e dei due fratelli, tutti soggiornanti in Italia, anche una perquisizione domiciliare con conseguente sequestro di alcuni effetti personali. Tra questi effetti due pendrive, il telefono cellulare e alcuni appunti di cui il giovane era in possesso, materiale che verrà naturalmente utilizzato per ulteriori approfondimenti investigativi. Fin qui i dati e gli elementi sui quali si può riferire con certezza, mentre andranno chiarite circostanze non meno rilevanti, tra le quali principalmente quelle relative ai movimenti di Tuil dopo il suo ingresso in Italia, considerato che tra il 17 febbraio, data del suo arrivo sulle coste siciliane, e il 19 maggio, quella dell'esecuzione dell'arresto, non sono emerse evidenze circa la sua presenza sul territorio nazionale. Gli sviluppi investigativi potranno aiutare a completare il quadro informativo e a fare pienamente luce su ogni dettaglio della vicenda, anche chiarendo quale ruolo abbia effettivamente svolto il Tuil nella strage del 18 di marzo. Ritengo significativo intanto che sia stato immediatamente possibile accertare la corrispondenza tra l'identità della persona arrestata due giorni fa e quella giunta 3 mesi addietro a Porto Empedocle grazie alle banche dati in cui sono raccolte tutte le informazioni relative alle persone comunque sbarcate in Italia. E questo è un riconoscimento che è venuto dalla stessa Procura di Milano e che rassicura circa l'efficacia delle strumentazioni informative e di identificazione degli stranieri e più in generale sulla tenuta del nostro sistema di sicurezza. L'arresto di Tuil, d'altra parte, non rappresenta un risultato isolato, inserendosi invece nel contesto di un'attività di prevenzione che si avvale della guida strategica del Comitato di Analisi Strategica appunto Antiterrorismo, imperniata sulla collaborazione e sulla condivisione del patrimonio informativo tra le forze di polizia e organismi di intelligence. Attività di recente venuta a intensificarsi, come dimostra il fatto che nei primi 5 mesi del 2015 sono state eseguite ben 33 espulsioni nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti nel fenomeno dell'estremismo islamico, in aggiunta ai 13 provvedimenti analoghi adottati in tutto il 2014. Vi è poi il capitolo che si è aperto nel dibattito pubblico e politico relativo al nesso tra l'immigrazione, i barconi e il terrorismo. Bene, nella informativa che ho reso a settembre dello scorso anno e che volli fortemente rendere in Parlamento io, ai due rami del Parlamento, quella riguardante la minaccia rappresentata dal terrorismo fondamentalista e soprattutto dall'Islamic State, ho affermato testualmente che sarebbe stato controintuitivo, considerate le dimensioni del fenomeno migratorio e le modalità in cui esso si manifesta, poter ritenere che il nostro Paese non fosse esposto a questa forma di rischio. Non ho mai escluso dunque che questo pericolo potesse concretizzarsi. Nel precisare che non sarebbe stato possibile scartare una simile ipotesi, aggiungevo che sarebbe stata elevatissima l'attenzione delle nostre forze di polizia per intercettare anche i più deboli e perfino irrilevanti apparentemente segnali che avessero potuto deporre nel senso della effettività del pericolo, e cioè del passaggio
ad una nuova strategia connotata dall'uso eventualmente strumentale delle carrette del mare da parte delle reti terroristiche allo scopo di infiltrarvi i propri aderenti e mimetizzarne l'ingresso in Italia. Non è ininfluente che su questa specifica forma di rischio anche autorevoli procuratori della Repubblica, particolarmente impegnati nelle indagini sul terrorismo internazionale, e anche quelli esposti dal punto di vista territoriale alla gestione degli sbarchi, abbiano espresso opinioni che sembrano assolutamente in sintonia con le valutazioni del Viminale e mie personali, nonché dell'intelligence e dei autorevoli studiosi sul fenomeno e del fenomeno terroristico. Ci siamo mossi dunque sia sul piano della sostanza che sul piano della comunicazione esterna, quasi fosse la reiterazione di un mantra, su quattro livelli di comunicazione. Nessuna evidenza e nessun riscontro vi è mai stato. Nessuno può escluderlo. Allerta altissimo, nessun paese è a rischio zero. Basta utilizzare la funzione delle agenzie di stampa per rendersene conto. Ecco, su questa strategia noi continueremo a muoverci con grande efficienza e con grande usufrutto della cooperazione internazionale. È una strategia che fin qui ci porta in Parlamento a commentare arresti e non qualcosa di drammatico, è una strategia che ha portato il Parlamento ad approvare importanti misure contro il terrorismo. Rendiamoci tutti e sempre conto che facciamo parte di una grande comunità, quella dell'Occidente, che combatte unita il terrorismo internazionale e che non può dirsi per esclusione fuori dal contesto del rischio. Questo è un grande paese, questa è una grande democrazia è esposta a dei rischi, il governo ha la serietà e la concretezza per affrontarla al meglio di come questa situazione possa essere affrontata. Vi ringrazio.